Allora, intanto, cos'è? Ah, per le slide. Sì. Allora, intanto è bellissimo vedervi tutti in presenza dopo tanto tempo, ne parlavamo ieri, perché questo discorso della presenza non è assolutamente da sottovalutare, perché dopo lo vedremo nell'ultima parte della relazione, il contatto interumano, a cui stiamo venendo un po' disallenati in quest'ultimo periodo, è invece fondamentale per la nostra sopravvivenza, quindi rientra in una di quei, in uno di quei fattori epigenetici indispensabili alla nostra salute, sia per noi grandi, che per i cuccioli a maggior ragione. Quindi poi parleremo della data. Allora, io vi preannuncio due cose. La prima è, la mia relazione è un po' angosciante, ve lo dico, perché vi faccio una bella carrellata di, come dire, per quanto riguarda l'esposoma, di tutte le schifezze a cui noi ci esponiamo e a cui inevitabilmente stiamo esponendo anche i nostri figli. Ma siccome siamo la maggior parte medici, chi non è medico comunque è nell'ambito sanitario e comunque io credo che è dovere di ogni cittadino essere informato per poi poter fare delle scelte consapevoli e che siano correttamente indirizzate verso la salutogenesi, ben venga chiunque ci sia. Quindi io le slide poi sono a disposizione di chi le vuole, quindi se volete condividere con i vostri amici, parenti, quello che potete acquisire come informazioni. Come sempre, come diceva Giorgio, più siamo meglio è, perché di fatto noi siamo una coscienza collettiva. Se voi pensate a Psicologia delle masse e analisi dell'io di Freud, un libro, un saggetto scritto un sacco di tempo fa, che cosa ci diceva? La psicologia della massa è un'entità reale, quindi noi se siamo all'interno di una coscienza collettiva che ha una determinata direzione, l'io, se non è veramente saldo, scompare e viene trascinato da quella che è la psicologia della massa. E vogliamo parlare di che tipo di psicologia di massa c'è, che tipo di energia palpabile c'è in questo periodo a livello collettivo? Lasciamo perdere. Più o meno se siamo qui, vuol dire che più o meno ci siamo tutti resi conto che la psicologia della massa, quindi questa coscienza collettiva in cui i nostri figli stanno crescendo, e questa è la cosa grave, perché? Perché noi siamo grandi. E noi tutto sommato abbiamo alle nostre spalle una cosa che si chiama esperienza di vita, anni di socializzazione, di possibilità di valutazione del giusto e dello sbagliato, che ai piccoli non viene data. Quindi quello che è il primo imprinting a cui stanno venendo esposti è che il contatto interumano è pericoloso, che devono stare attenti a qualunque cosa. Quindi gli stiamo passando una sensazione di pericolo e rischio nel vivere in questo mondo che è veramente angosciante. Un peso, gli stiamo passando un peso che voglio vedere nelle future, nei tempi futuri che tipo di effetti avrà. Questa cosa non c'è stata nemmeno nel periodo della guerra, perché nel periodo della guerra comunque c'era la possibilità di sentirsi uniti in un popolo, nell'aggregazione. Questa cosa sta venendo minata alle basi, quindi è tanta roba. Questo dal punto di vista emotivo. E poi vediamo anche tutto il resto. Ma siccome io sono sempre che c'è sempre speranza, allora vorrei farvi partire con una piccola esperienza, visto che ieri si parlava con il dottor Spaggiari, con Marcus, del fatto che noi siamo immersi in un campo di vibrazioni, in un campo di frequenze, e che lo spazio non è vuoto, e che noi Facciamo parte di questa energia e che quindi ciò che avviene a noi nel nostro microcosmo è specchio del macrocosmo. Allora vi volevo proporre 2 minuti, visto che così apriamo la giornata con un po' di ok, di energia più positiva. Se volete, di chiudere gli occhi, facciamo un paio di minuti di respirazione e proviamo a percepire effettivamente questo contatto, visto che i nostri campi elettromagnetici sono tutti in connessione in questo momento, perché siamo a meno di 1 metro di distanza. Attenzione, il campo elettromagnetico cardiaco arriva a 1 metro, è gigante il nostro campo elettromagnetico cardiaco, quindi i nostri cuori in questo momento stanno vicini e hanno la possibilità di sincronizzarsi e entrare in quello che si chiama la coerenza cardiaca. Poi magari avremo modo di approfondirlo perché io non sono infilata in questi qui perché ovviamente non era possibile in questi mesi farvi lezione perché non so esattamente quando nascerà la mia bimba. Quindi io vi farò delle lezioni poi a marzo, 3 o 4 adesso vediamo,
e parleremo proprio dell'aspetto psicoaffettivo, dell'aspetto quindi sia della gravidanza che della crescita del bambino, le problematiche relative alle dipendenze, in particolar modo alle dipendenze digitali, approccio clinico integrato, quindi come gestire questa cosa. E andremo anche a vedere quali sono tutti i fattori che tendono a determinare una condizione di dipendenza, perché la dipendenza non parte mai soltanto psicologica. Noi abbiamo tante resistenze al cambiamento che sono in primo luogo resistenze biochimiche, perché potremmo avere, per esempio, perché per cambiare serve energia, eh? Siamo tutti d'accordo che fare sempre la stessa roba, andare sempre nella stessa direzione è facile. Nel momento in cui noi dobbiamo operare un cambiamento di qualunque tipo, sia che dobbiamo cambiare dieta, sia che dobbiamo cambiare strada, sia che dobbiamo cambiare casa, è richiesta energia. E se io non ho una corretta ossigenazione, non ho un corretto microbiota che mi sostiene, non ho una corretta struttura, al di là dell'aspetto emotivo, il cambiamento mi è reso difficile. Quindi, detto questo, ma tanto adesso 2 minuti, chiudiamo gli occhi, chi vuole, chi non vuole tiene aperti, e proviamo a sperimentare questa connessione con il tutto che ci circonda. Quindi, vi chiedo di chiudere gli occhi se volete e fare tutti quanti un bel respiro profondo. E sentire l'aria che entra dentro di voi ed esce attraverso il vostro corpo. E di nuovo un altro bel respiro profondo. E concentrate l'attenzione adesso sulla pianta dei vostri piedi. Immaginate di poter percepire che i vostri piedi siano nudi e che siano a contatto con la terra. Immaginate di poter sentire tra le vostre dita piccoli fili d'erba, piccoli sassolini. Immaginate di poter percepire che adesso dalla pianta dei vostri piedi nascono delle bellissime radici. E che queste radici inizino ad affondare nel terreno. E che mano a mano che queste radici affondano nel terreno, l'energia della madre terra risale attraverso le vostre radici e arriva fino alla pianta dei vostri piedi. E sentite l'energia risalire attraverso le vostre gambe, la potete immaginare come una luce o semplicemente percepire un'energia di rilassamento nelle vostre gambe, nel vostro addome, nel torace, nelle braccia, nella testa. E siete un tutt'uno adesso con l'energia della terra. Immaginate di poter percepire che la vostra energia adesso si espande. Immaginate di poter percepire che diventate una cosa sola con tutto ciò che vi circonda in questa stanza. Immaginate di poter percepire che la vostra energia si espande ancora di più. Diventate una cosa sola con ogni albero, ogni creatura che vi circonda in questo spazio. E con ogni respiro che fate diventate sempre più espansi. E siete una cosa sola con tutto il pianeta, con ogni acqua, con ogni terra e con ogni creatura presente su questa terra. E adesso immaginate di espandervi ancora di più, di espandervi oltre l'atmosfera terrestre e di diventare una cosa sola con tutto l'universo, con ogni stella, con ogni pianeta, con ogni galassia. E ora immaginate di essere completamente circondati
da luce bianca purissima. Tutto intorno a voi è luce bianca perfetta. Siete completamente circondati da questa luce bianca. Parte di tutto ciò che è, perfettamente connessi con l'energia della creazione. E ripetete dentro di voi: sono parte di tutto ciò che è e sono tutto ciò che è. E fate un bel respiro profondo. Dite grazie a voi stessi e aprite gli occhi in perfetto equilibrio. Com'è andata? Siete vivi? Siete vivi? Allora, grazie di aver fatto questa esperienza insieme, perché succede una cosa magica quando si è in tanti a fare la stessa cosa, si crea quella che viene definita un egregore. Quindi la nostra energia non è più l'energia mia, tua, sua, sua, ma diventa una sommatoria e diventa in sinergia e diventa un esponenziale. Il tipo di energia che viene creata. Quindi di nuovo ritorniamo al concetto della coscienza collettiva, al tipo di coscienza che noi creiamo, non siamo vittime di quello che ci circonda, dobbiamo ricordarci che noi siamo sempre co-creatori della nostra realtà e quindi noi abbiamo la possibilità e in quanto medici, in quanto persone che lavorano con le altre persone, anche il dovere di diffondere quel messaggio di speranza e quella memoria, riattivare quella memoria dentro di noi che comunque vada fuori, noi abbiamo comunque la possibilità di cambiare le cose. Quindi, detto questo, adesso andiamo a vedere cosa c'è da cambiare, perché ce n'è tanto da cambiare. Allora, ci siamo tutti, sì? Bene, bambini e salute. Io sono il referente provinciale di ISDE, che è l'Associazione dei Medici per l'Ambiente, e quindi mi sento doppiamente responsabile del messaggio che sto portando perché una cosa che purtroppo spesso in medicina, almeno io mi sono laureata non nel 1900, quindi mi sono laureata neanche troppo tempo fa, la medicina ambientale è una cosa che è questo sconosciuto a livello accademico, precisamente come l'epigenetica, questo sconosciuto. Quindi adesso spero che nel futuro, ieri stava dicendo il professor Spaggiari che addirittura la Sapienza arriverà un master di medicina quantistica, meno male, ringraziamo quest'anima pia che sta portando avanti questo messaggio di verità, perché fondamentalmente questo è. In modo tale che qualche altra mente medica si possa aprire a un orizzonte un pochino più ampio di quello a cui siamo abituati. Ora, in questa ottica di bambini e salute, bene, l'informazione che ci viene data dall'S-Drive, questo qui voi ve lo potete prendere se non l'avete già preso, è il manualetto di cosa potreste vedere nel momento in cui facciamo il test ai nostri bimbi. Ora, io parto ancora prima dalla prevenzione, ancora prima, quindi se riesco a pizzicare la mamma quando è in gravidanza, molto meglio perché ovviamente ricordiamoci dei primi 1000 giorni, e i primi 1000 giorni partono da dentro la pancia. Quindi prima riusciamo a prendere il soggetto e meglio è ovviamente. Comunque anche al bambino, quindi se ci arriva il bambino, noi possiamo andare a vedere al di là del test che noi abbiamo utilizzato fino adesso, perché l'S-Drive lo potevamo fare tranquillamente anche i bambini, al di là del test in precedenza, questo report è più specifico perché se voi lo andate a vedere, vedete che ci sono gli ottimizzatori, come ottimizzare gli indicatori della crescita, come ottimizzare gli indicatori del neurosviluppo, per cui abbiamo uno strumento in più che ci orienta su in che situazione si trova il nostro cucciolo. Il test viene eseguito in modo leggermente diverso perché non è soltanto prelevando il bulbo del capello, ma è richiesta anche un po' di saliva, ma insomma niente di trascendentale, e poi andiamo a leggere i risultati. Ora andiamo avanti. Chi siamo gli obiettivi? Quindi, che cosa vi propongo di fare oggi con voi?
non angosciarvi, però sicuramente ricordarci quali sono i fattori determinanti della salutogenesi, prendere coscienza di tutti i rischi a cui noi esponiamo i nostri corpi e i corpi dei nostri piccoli e mettere in atto strategie comportamentali diagnostico-terapeutiche per evitare, quando è possibile, i danni oppure cercare di limitarli. Questo è il dottor Tomatis che ci ha lasciati, ma era uno dei vecchi medici che, pur non essendo un medico olistico, perché di fatto era un oncologo, è stato anche direttore dello IARC, quindi insomma uno di quelli tradizionali, diceva una cosa molto saggia, e cioè che la prevenzione primaria è quella che veramente deve essere fatta, è quella verso la quale noi dobbiamo educare i nostri pazienti. E prevenzione primaria non ha niente a che fare con la diagnosi precoce, quindi di fare le analisi. Un sacco di analisi per andare a vedere la malattia quando si è già generata. Prevenzione primaria vuol dire andare a analizzare quali sono effettivamente i determinanti della salute, quali i potenziali determinanti di malattia e poi andare a cercare di arginarli. Questa è una cosa che mi avrete sentito dire sicuramente tante volte, ma non mi stanco mai di ripeterla. Un sistema sanitario che funziona non è un sistema sanitario che ha sufficienza posti letto per i malati. Un sistema sanitario che funziona è un sistema sanitario che va a cercare le cause delle malattie e cerca di evitarle, ok? Quindi, siccome è scritto anche nell'articolo 5 del codice di deontologia medica che l'ambiente è un determinante fondamentale per la salute, vediamo che cosa stiamo facendo. Poco. Allora, quali sono tutte le cose che dobbiamo tenere in considerazione per la salute? La genetica, certo, perché noi parliamo di epigenetica, però non è che possiamo pensare che il codice genetico non ce l'abbiamo più. Quindi fa anche la sua parte il codice genetico, ricordandoci sempre che ovviamente non è una condanna a morte il codice genetico, né una garanzia di salvezza, perché comunque i fattori epigenetici, che sono quelli che determinano l'espressione o meno del nostro codice genetico, sono quelli che effettivamente fanno la differenza, no? E l'ambiente non è semplicemente l'ambiente, quindi le case, le piante, l'acqua, ma l'ambiente è il clima che respiriamo, l'energia in cui siamo immersi, che tipo di vibrazioni ci circondano, ok? Poi ovviamente dipende sempre anche dalle nostre risorse d'adattamento, perché un conto è che mi trovo esposto a degli inquinanti di varia pesantezza, ma sono in una condizione ottimale perché sono di ottimo umore, ho mangiato bene, sono in perfetta salute, oppure è un periodo in cui, non so, mi sono lasciato il fidanzato, oppure è morto un parente caro, oppure ho perso un lavoro. Quindi, ovviamente, le mie condizioni individuali fanno la differenza. Quindi, le mie capacità, non soltanto di stress coping, assetto metabolico e bilancio nutrizionale, ma anche quello che è il mio profilo costituzionale. Quindi, come diceva ieri il professor Allegrini, c'è la differenza tra un fluorico e un sulfurico nella risposta agli agenti inquinanti. La dose di esposizione, perché è ovvio che più io mi espongo da un punto di vista proprio quantitativo e più posso avere dei danni, ma attenzione, noi dobbiamo ricordarci che il nostro organismo non è così lineare nelle risposte, perché noi abbiamo quello che viene chiamato l'effetto ormonsimile, che avviene per delle dosi bassissime di esposizione. Quindi non è così scontato che più è il dosaggio, maggiore sarà l'effetto tossico. La durata di esposizione, ovviamente, la tipologia di assorbimento attraverso la quale io mi espongo, l'interazione tra inquinanti. Questo è un fatto che viene sempre trascurato in quelli che sono i limiti di sicurezza. Quindi quando io dico che va bene, l'arsenico è tollerabile a 10 microgrammi litro, sto dicendo una cosa impropria, perché di fatto l'arsenico non sta da solo dentro l'acqua, nell'acqua ci troviamo anche il mercurio, ci troviamo anche gli PFOA, ci troviamo anche altri inquinanti, le microplastiche, e quindi noi dovremmo, in teoria, andare a vedere quali sono le interazioni che ci sono tra questi inquinanti e qual è poi l'esito che hanno sul nostro corpo. Questa cosa non succede. Perché? Perché è complicato fare le sperimentazioni e quindi noi continuiamo ad avere dei limiti di sicurezza che sono dei limiti di sicurezza molto teorici e poco pratici perché non vanno a considerare veramente qual è la nostra reazione fisica. E poi la fase di sviluppo. Volete mettere la differenza che c'è Tra esporre un anziano a un inquinante o un bambino a un inquinante?
i bambini sono molto molto più suscettibili al danno da inquinanti per tutta una serie di motivi che adesso andiamo a vedere. Oh, e allora, per far sì che i nostri cuccioli stiano bene, cosa gli dobbiamo garantire? Un ambiente chimico, fisico, ma anche energetico e vibrazionale idoneo, microbiota sano e vario, corretto stato redox dell'organismo, un sistema immunitario efficiente, acqua e cibo sano, corretta produzione ormonale, una vera e sana socializzazione, perché i bambini ne hanno bisogno non semplicemente perché fa bene, perché è carino, ma perché serve per il loro sviluppo neurologico. Perché lo sviluppo neurologico del bambino prevede che ci sia anche l'interazione con i pari, se no non avviene in modo corretto, perché alcune competenze si sviluppano proprio grazie all'interazione e noi gliela stiamo togliendo in questo periodo. Contatto con la natura, attività fisica e grounding e rispetto delle finestre evolutive. Qui andrò molto veloce perché sì, non abbiamo tantissimo tempo. Sarà una cosa che magari approfondiremo più avanti perché questa è una cosa che mi sta veramente tanto a cuore. Perché purtroppo i ragazzini, sempre più piccoli, bambini per non dire gli infanti, sono piazzati lì con i tablet e con i cellulari. Questa cosa sta distruggendo parte delle loro naturali, dei loro naturali stimoli per il corretto neurosviluppo. E stiamo facendo dei danni enormi e le mamme lo devono sapere. Perché purtroppo da un punto di vista istituzionale questa cosa non viene fatta passare. Non viene fatta passare che i cellulari sono rischiosi e non viene fatto passare che l'aspetto digitale non è così sicuro. Anzi, quindi stiamo cercando di spingere verso la scuola digitale, stiamo cercando di spingere, a parte la DAD adesso, ma comunque la digitalizzazione della scuola era un processo che già era iniziato molto prima del Covid, e spingere verso l'utilizzo dei tablet piuttosto che dei libri e dei quaderni, delle tastiere piuttosto che della scrittura a mano, è una cosa criminale da un punto di vista di formazione proprio del loro cervello. Quindi c'è da chiedersi se sono molto ignoranti quelli che stanno portando avanti questo tipo di discorso o se c'è un bel progetto di rendere le persone ignoranti, perché le competenze di capacità di lettura e comprensione del testo vengono sviluppate grazie anche al fatto che si utilizza la scrittura manuale. Che la scrittura a mano attiva determinate aree del cervello che non vengono attivate con la tastiera e la comprensione del testo non avviene uguale se io sfoglio il libro o se io scorro lo schermo, perché lo scorrimento dello schermo è una modalità innaturale per il cervello di captazione delle informazioni che non vengono ritenute. Questo vuol dire che il soggetto non riesce a prendere l'informazione e a rielaborarla. Ovvero non capisce quello che legge, a meno che non sia un testo breve, ovvero non svilupperà mai una sua capacità critica in grado di decidere e di discernere se quello che gli sta venendo passato è vero o falso. Questo stiamo creando nei nostri figli. Quindi forse dovremmo fare un'inversione di tendenza abbastanza rapida e soprattutto dovremmo farci portavoce di queste informazioni, perché non sono robe da ambiente alternativo e da hippie, cioè questa è solida letteratura scientifica. Adesso non vi ho portato tutta la bibliografia perché oggi era una cosa un po' più condensata, ma queste sono cose che noi sappiamo da tanto. E qualunque maestra delle elementari voi andate a contattare, sicuramente vi dirà che i bambini faticano a capire quando stanno leggendo al computer adesso con la DAD. Non riescono a seguire, non riescono a concentrarsi, stessa cosa vi diranno anche gli insegnanti delle superiori, perché non è una modalità fisiologica per il nostro cervello. Andiamo avanti, ovviamente non dobbiamo spezzettare tutti i vari pezzi perché dobbiamo tenere sempre d'occhio il mosaico in generale, non soltanto guardando le tessere singole, e partiamo da quello che sappiamo. Viviamo più a lungo, vero? Però, come sentivo dalla platea, viviamo più a lungo ma sempre meno in salute, perché questi sono i dati che noi abbiamo. In Italia abbiamo 371.000 nuovi casi di tumore, 179.000 decessi per il cancro e un uomo su due, una donna su tre, si ammala di cancro nel corso della vita, per parlare del cancro. Ma quindi. La cosa che fa più paura in assoluto, ma noi abbiamo tutto un set di patologie cronico-degenerative che sono in esplosione. E quindi è un allarme solo per noi grandi? Eh no, neanche per il sogno, perché i bambini sono colpiti
altrettanto. Oh, che miseria, questa slide è rimasta, non si è convertita bene. Comunque, abbiamo un incremento dei tumori infantili in tutta Europa, in Italia non siamo messi meglio, anzi, e soprattutto sono in aumento le malattie, come diceva anche Giorgio all'inizio, sono in aumento le malattie degenerative, non soltanto tumorali, nei primi 2 anni di vita. Che cosa vuol dire nei primi 2 anni di vita? Vuol dire che l'esposizione non può essere il DNA, siamo d'accordo, no? Vuol dire che l'esposizione a qualche cosa che sta perturbando il corretto funzionamento dello sviluppo fisico del bambino è nato già nell'utero, perché noi stiamo parlando di questo, vabbè, Pediatrix che ci dice che sono in aumento i casi di disturbo del neurosviluppo, in aumento esponenziale, perché siamo passati da 1 su 160 a 1 su 40 nel giro di pochi anni. Noi che cosa abbiamo? Abbiamo una condizione in cui il bambino sta presentando anche patologie che erano tipiche dell'adulto, quindi non presenta più neanche la leucemia, ma sta presentando linfomi e sta presentando patologie dell'adulto nei primi 2 anni di vita con morti precoci. E molte delle patologie a carico del sistema respiratorio sono dovute proprio a questioni ambientali. Ora, perché il bambino è più suscettibile dell'adulto al danno? Bene. Intanto per delle questioni proprio fisiche, i bimbi sono piccoli, pesano poco, sono bassi, quindi vuol dire che come massa corporea, se io sono in grado di reggere 10 mg di mercurio, microgrammi di mercurio litro, scusa, arsenico litro, questi test vengono fatti su un corpo di un adulto che pesa almeno 50 kg. Un bambino ne pesa 3 quando nasce. Quindi l'acqua che noi gli diamo, l'acqua con cui viene fatta la sua camomillina, che tipo di inquinanti ha dentro, che aria sta respirando? Quindi sono piccini, gattonano e mettono tutto in bocca, quindi sono molto più esposti di noi adulti agli inquinanti, anche perché si depositano a terra molte polveri e molti detriti. E le nostre case non sono poi molto più sicure dell'esterno, perché noi abbiamo un inquinamento indoor che è altissimo, dovuto alle vernici dei muri, dovuto ai tappeti, dovuto ai detersivi che utilizziamo, la mucchina che ci piace tanto, che adesso sembra che ci si debba fare il bagno. Sì, come no? I toner, quindi tanta roba che noi abbiamo anche dentro casa, quindi diciamo, vabbè, stiamo dentro casa. No, in realtà anche dentro casa noi abbiamo tutta una serie di inquinanti che vengono accumulati nel corpo del bambino. Dopodiché cosa c'è anche? La maggiore esposizione come tempo ai tossici, perché più è precoce l'esposizione e più ovviamente ci sarà la possibilità di presentare la patologia quando sarà nella fase adulta. Questo è chiaro, no? Cosa abbiamo anche? Una maggiore suscettibilità alle patologie respiratorie. I bambini hanno, proprio da un punto di vista anatomico, una maggiore vicinanza, il nasino è più corto, è più vicina la tuba di Eustachio, gli vengono più facilmente le otiti, le riniti, è una cosa abbastanza fisiologica. È più facile che gli venga la gastroenterite, quindi la diarrea nel bambino è un po' più frequente nell'adulto, in teoria, statisticamente. Poi certo, se noi facciamo le abbuffate non si sa cosa mangiamo, però tecnicamente è un po' più frequente perché l'organismo è in formazione e una condizione infettiva in cui quindi la mucosa e il sistema immunitario sono già impegnati a fronteggiare il virus di turno che c'è. E ovviamente aprono le porte con più facilità anche agli inquinanti, che quindi fanno un effetto sinergico devastante, perché più inquinante entra, più io sono suscettibile alle patologie infettive, più c'è infiammazione, patologia infettiva, più mi è facile penetrare la penetrazione da parte degli inquinanti, e quindi eccoti qua che il bambino diventa molto più vulnerabile da un punto di vista, in particolar modo respiratorio, gli inquinanti. In più, il suo sviluppo del polmone non è completo, quando nasce, perché inizia a 3-4 settimane di gestazione, ma poi continua fino all'adolescenza, quindi è in fieri la sua crescita. Il numero definitivo di alveoli viene raggiunto entro i 2-4 anni di età, questo è il polmone, ma considerate comunque che tutto il suo corpo è evidentemente in formazione e un tessuto in formazione ha una maggiore suscettibilità al danno, un po' come i chemioterapici, funzionano molto di più su quali cellule? Su quelle ferme? No, funzionano di più su quelle che sono in replicazione. Quindi più
l'organismo è in replicazione, più è facile che un perturbante possa arrivare. Inoltre, tutti quelli che noi chiamiamo gli interferenti endocrini, che sono quelle sostanze che sono in grado di, io lo so, sto parlando veloce, però vedevo di un sacco di cose. Mi seguite, sì, che se no non ce la facciamo arrivare neanche alla metà delle slide. Le ho dimezzate, però sono ancora un centinaio, quindi vorrei dirvi abbastanza cose. Gli interferenti endocrini sono quelle sostanze che sono in grado di o fare una mimesi ormonale, quindi mimare l'effetto dell'ormone, o andare ad alterare la produzione dell'ormone o la produzione del recettore. Ora, un interferente endocrino, una sostanza che è in grado di avere un effetto ormonsimile nell'adulto, noi lo chiamiamo interferente endocrino, ma nel bambino, nella fase dello sviluppo, in particolar modo nel periodo embriofetale, noi lo chiamiamo pseudomorfogeno perché vuol dire che è entrato, è passato attraverso la placenta, è entrato nel feto, nell'organismo in formazione, vuol dire che sta alterando proprio la direzione di formazione delle cellule alla base, le sta minando alla base. Ok? Quindi Va tenuto molto in considerazione i primi 1.000 giorni di vita. Finalmente se ne sta parlando, ma se ne sta parlando non da un secolo, se ne sta parlando da una quindicina d'anni. Che cosa ci dice? Che dobbiamo stare attenti perché in questi primi 1.000 giorni, in particolar modo nel periodo embriofetale, noi potremmo avere quello che viene definito, il professor Burgio l'avrete sicuramente sentito. Gli avrete sicuramente sentito dire questa cosa, parliamo del DOAD, quindi dell'origine embriofetale delle patologie dell'adulto. Per cui tante di quelle patologie che noi vediamo oggi negli adulti che sono in crescita esponenziale, come l'Alzheimer, il Parkinson, che noi consideriamo patologie del vecchio, perché è invecchiato, potrebbero in realtà essere patologie che hanno avuto origine per degli insulti che il soggetto ha ricevuto mentre era nell'utero. Quindi, anche se non riusciamo a vedere il collegamento temporale, anche se noi non lo vediamo, questa cosa ci può essere. E tra l'altro c'è. Quindi, questa è una cosa molto saggia, che avevano detto nel 2004. Quando c'è stato il Waka Europe era in Italia, che cosa si era detto? Bisogna riconoscere il diritto dei bambini, che è fondamentale, di crescere e vivere in un ambiente sano, con la consapevolezza che proteggere la salute dei bambini e la salubrità dell'ambiente è fondamentale per lo sviluppo sostenibile delle nazioni. Bellissime parole, era il 2004, siamo nel 2021 E questo è quello che abbiamo preparato in tavola per le generazioni future, con un bellissimo cocktail di inquinanti che stanno dappertutto: aria, acqua, terra, etere e fuoco. Quindi ci ho messo tutti gli elementi perché nel fuoco delle passioni gli stiamo passando delle passioni per cui ardere e per cui vale la pena veramente di lottare, andare avanti, progettare, oppure gli stiamo passando delle passioni di sofferenze. E poi andiamo a vedere cos'è l'etere. Allora, cominciamo con l'aria. Non ve le ho messe tutte, ma cosa abbiamo nell'aria? Fonti di inquinamento ovunque, vedete, perché noi pensiamo che sono inquinate le città, ma sono inquinate anche le campagne, perché le nostre campagne hanno molto poco di quello che noi pensiamo di bucolico, la capretta e l'agnellino che pascolano felici, perché le campagne sono fondamentalmente agricoltura intensiva oggi. Precisamente come gli allevamenti. Gli allevamenti, quando voi prendete il bel pacchettino di uova con la gallina che ha dietro il praticello, la realtà che vive quella gallina è un capannone in cui non vede mai la luce del sole, in cui sono impilate delle gabbie fino al soffitto alto 20 metri e in cui con luce al neon è stimolata a mangiare costantemente per produrre uova una dietro l'altra. Questa è la realtà, eh? Quindi dobbiamo stare molto attenti, dobbiamo esserne molto consapevoli perché noi, al di là di essere medici, siamo dei consumatori e ogni atto di acquisto che noi facciamo è un atto politico e è un atto sociale, potenzialmente. Quindi essere consapevoli di tutto ciò che c'è dietro la filiera alimentare, la filiera produttiva, i tessuti che noi indossiamo, quindi scegliere, un tessuto che sia, di origine vegetale, che sia possibilmente a tintura biologica, fa la differenza rispetto a fare altro. Quindi, cosa possiamo fare noi come il piccolo colibrì che porta la sua goccia d'acqua all'incendio? Possiamo fare tanto.
E quindi cosa andiamo ad analizzare? Non li analizziamo ovviamente tutti gli inquinanti, però siccome il particolato sottile è un dramma che noi viviamo nelle nostre città, prendiamo in considerazione il PM10 e il PM2,5, che sono quelli che vengono analizzati dalle nostre centraline di rilevamento a bordo strada, quando le mettono a bordo strada, perché le mettono anche nei parchi, che così nei parchi sicuramente ce n'è poco e quindi non segnalano un allarme, perché poi facciamo anche queste cose. Il PM2,5 ha le dimensioni, questa qui è la sezione di un capello, ha le dimensioni più piccole di un globulo rosso, quindi è in grado di entrare. Nel particolato ultrasottile noi abbiamo di tutto, perché sono di fatto delle microparticelle in sospensione in aerosol nell'aria che contengono quel che c'è. Okay? La produzione del particolato ovviamente in parte è di origine naturale, ma la maggior parte è antropica. E l'altro aspetto che dobbiamo considerare è che queste particelle che sono in sospensione nell'aria non sono assolutamente stabili, ma reagiscono con le altre componenti che sono presenti nell'aria, quindi producono anche dei sottoprodotti chimici che sono altrettanto tossici di quelli originali. La soglia di concentrazione dichiarata dall'OMS è 10 microgrammi per metro cubo annui. Queste sono le cose divertenti, quindi poi facciamo la media all'anno. Durante l'anno non dobbiamo superare i 10 microgrammi per metro cubo. Poi succede che ci sono i picchi, ovviamente, però siccome entro l'anno tutto sommato ci rientriamo, ok, e fa? I picchi non importa. Sta di fatto che i picchi invece sono quelli che ci creano problemi perché abbiamo visto, questo è un report della Regione Lazio, ce l'ho dopo, comunque nel report della Regione Lazio cosa abbiamo visto? Che entro 9 ore dal picco intorno ai 30 microgrammi per metro cubo c'è un aumento delle ospedalizzazioni per problematiche respiratorie, un aumento di ictus, un aumento di infarti e un aumento di problematiche respiratorie del bambino, quindi wheezing, attacchi d'asma fino a morte. Perché finalmente qualche anno fa c'è stato il caso di Ella, forse qualcuno di voi l'ha sentito, questa bimba di 9 anni della Gran Bretagna che è morta ed è stata la prima morte certificata da inquinamento. Gli inceneritori, ovviamente, che adesso stanno venendo sponsorizzati perché il problema rifiuti noi ce l'abbiamo, sono la benedizione che arriva dal cielo? Forse no, perché quelli di ultima generazione che bruciano a temperature più alte producono ancora più particolato sottile e questi sono tutti gli agenti chimici. Con grado di, questo qui è il grado di evidenza IARC. Sapete che lo IARC classifica le sostanze inquinanti secondo una classifica di probabilità di cancerogenicità. La classe 1 è quelle che siamo sicuri che sono cancerogeni. C'è l'arsenico, c'è il cadmio, c'è il cromo, c'è il nickel, il mercurio sta in 2B, piombo sta in 2B, benzene siamo sicuri. Bene, tutti questi sono prodotti dagli inceneritori, quindi lo sappiamo, siamo certi che vengano prodotti, ma abbiamo sostanze sconosciute, oltre 5.000 sostanze sconosciute che vengono prodotte dagli inceneritori, perché quello che sappiamo che loro producono è meno del 10%. Quindi il tipo di inquinamento prodotto dagli inceneritori non è neanche del tutto noto, ciò nonostante stanno venendo sponsorizzati. L'inquinamento dell'aria e il nostro organismo ovviamente ha due vie potenziali di espressione, perché abbiamo la via quella classica respiratoria, io inalo un inquinante e ovviamente ho una problematica respiratoria, ma non è l'unica, perché una volta che l'inquinante è entrato, l'inquinante va in accumulo all'interno del corpo e può avere effetti sistemici e quindi ci ritroviamo l'ictus, ci ritroviamo l'infarto, ci ritroviamo patologie metaboliche, diabete, ci ritroviamo una problematica infiammatoria latente, che questa è una costante che noi troveremo in tutti gli inquinanti. Una funzione pro-infiammatoria dell'inquinante, che cosa fa? Che producendo queste, che fa, stimolando la produzione di queste citochine pro-infiammatorie, ci mette in una condizione di low grade inflammation che è base di praticamente tutte le patologie, oggi lo sappiamo, dalle patologie psichiatriche alle patologie cancerose. Tutto. E dopo vedremo anche l'aspetto dell'inquinamento elettromagnetico. Questo è il caso di Ella che vi dicevo. I bambini sono in cima alla classifica dei soggetti fragili per quanto riguarda l'inquinamento.
Ora, che cosa succede in particolar modo ai bambini nell'inquinamento da PM10 e PM2,5? Tutte le problematiche respiratorie, l'aumento della sensibilizzazione allergica, questo ovviamente nei bambini, poi non, cioè non stiamo analizzando quello che poi gli succederà da grandi, ma quando sono piccoli e sono esposti da piccoli, noi vediamo tutte le problematiche respiratorie e allergiche che gli si amplificano, ma nel momento in cui l'esposizione avviene già nel periodo gestazionale, aumentano non soltanto la suscettibilità a problematiche respiratorie nel bambino, ma aumenta la possibilità di avere basso peso alla nascita, nascite pretermine, disturbi del neurosviluppo. Cosa avevamo detto prima? Pediatrix lancia l'allarme. Oggi abbiamo un bambino su 40 che ha disturbi del neurosviluppo. Perché? Cosa sta succedendo? È possibile che stiamo facendo delle diagnosi fatte meglio adesso, tutte all'improvviso, oppure c'è qualcosa che gli dà fastidio? E come fa nel bambino che è dentro la pancia a avvenire questo danno? Avviene perché il particolato sottile, se entra dentro il globulo rosso, ma passa anche la placenta. E nel momento in cui passa la placenta, sono ovviamente delle ipotesi che noi facciamo, data la letteratura che abbiamo tirato giù, è che si crea uno stato di infiammazione sistemica che altera la circolazione materno-fetale e che quindi provoca dei danni nel bambino. Inoltre, la produzione di radicali liberi all'interno proprio del feto può portare a una predisposizione a tutte le problematiche delle vie respiratorie e l'alterata metilazione del DNA placentare e del cordone ombelicale, che è stata rilevata nel momento in cui c'è l'esposizione al particolato sottile, può alterare di nuovo la circolazione materno-fetale. Questa è tutta la letteratura che vi potete andare a vedere. E prendiamo un caso italiano, tutto italiano, Barletta, la Puglia. Questo è uno studio che è stato promosso dalla ASL, la Condotta Agostino di Ciaula, che è parte dell'ISDE, del Comitato Scientifico dell'ISDE. E cosa ha fatto? Ha fatto un biomonitoraggio dei bimbi che vivono in quest'area qua. Questa è Barletta. Barletta è una piccola cittadina che ha un cementificio alimentato da un inceneritore. Bene, i bambini che abitano in quella zona, quindi nella zona rossa, che vanno a scuola nella zona rossa, hanno mostrato, perché l'analisi veniva fatta con la valutazione all'interno delle unghie del piede dei metalli tossici, hanno manifestato che cosa? Di accumulo di nickel, cadmio, mercurio e arsenico molto più alto rispetto a quei bimbi che invece erano solo esposti a traffico veicolare perché stavano nella zona verde o nella zona blu. Ciononostante, anche i bimbi che erano esposti al traffico veicolare avevano un bioaccumulo di metalli, non è che loro stavano bene, però era particolare proprio il pattern di bioaccumulo di quelli che stavano a contatto con l'aria del cementificio. Quindi vuol dire che quel tipo di inceneritore stava mandando in aria delle sostanze che entravano nel corpo di questi bimbi, con esiti ancora da punto interrogativo, perché questa qui era soltanto un'analisi da un punto di vista valutiamo il bioaccumulo, quindi un'acquisizione di dati. Se andiamo a guardare l'acqua, non ne diremo tutto quello che c'è dentro, però l'arsenico mi sembra abbastanza importante, anche perché quest'anno, non so quanti sanno questa notizia bomba, ma l'Europa ci ha deferito alla Corte di Giustizia europea. Perché noi non ci siamo a giugno, non so quanti tra il Covid sono riusciti a captare questa informazione, perché non ci siamo adeguati agli standard, il Lazio in particolar modo non si è adeguato agli standard richiesti dalla Comunità Europea, perché aveva chiesto una deroga già nel 2003 di continuare a fornire acqua con un quantitativo a 50 microgrammi litro di arsenico, pur avendo sottolineato l'OMS e l'Unione Europea che l'esposizione doveva essere più bassa di 10 microgrammi litro, e ancora oggi siamo nella stessa identica condizione. Quindi adesso ci hanno denunciati, come se questa cosa cambiasse il fatto che intanto la popolazione si è beccata comunque quel quantitativo di arsenico che è considerato tossico, ma non solo tossico, cancerogeno certo, perché sta in classe IARC 1. Bene. E andiamo a vedere quante cose può fare l'arsenico. Tante. Può fare l'interferente endocrino, quindi può andare a interferire con il sistema riproduttivo, alterare il metabolismo, in particolar modo il diabete mellito di tipo 2. Che problema è il diabete mellito di tipo 2? Enorme, ha una diffusione enorme il diabete. E che costi sociali ha? Enormi, se ci andiamo a pensare. Ovviamente ci fa
riguarda anche lo stile di vita, ovviamente, riguarda anche il tipo di alimentazione che facciamo, ma dobbiamo anche ricordarci che c'è anche l'aspetto dei tossici a cui noi ci esponiamo che può fare da interferente endocrino. Quindi in un paziente con diabete mellito di tipo 2, in cui magari la dieta non è giustificata, non ci limitiamo a dire vabbè, ma ce l'aveva anche il padre e ce l'aveva anche la nonna, perché magari anche il padre e anche la nonna vivono nella stessa cittadina e bevono la stessa acqua dello stesso rubinetto e quindi si stanno di fatto intossicando e sono intossicati. E queste sono delle cose che noi dall'estrive riusciamo a vedere, perché nel momento in cui io sono intossicato d'arsenico, l'arsenico viene detossificato. Cosa è successo? Ah, eccolo. L'arsenico viene detossificato tramite metilazione, quindi se io ho un consumo di gruppi metile, può darsi che io sotto sotto ho un'intossicazione d'arsenico anche se non mi vengono segnalati metalli pesanti, perché è possibile comunque. E questa metilazione, questa mancata metilazione dell'arsenico prevede un accumulo più grande all'interno del corpo e con tossicità che voi quindi potete andare a vedere, deplezione di ATP perché l'arsenico è in grado di mimare l'effetto del glucosio, del gruppo fosfato e quindi si sostituisce al glucosio 6-fosfato nella catena della produzione dell'ATP e quindi abbiamo una ridotta produzione di ATP. E che succede quando abbiamo una ridotta produzione di ATP? Che la cellula non respira, muore, quindi va in apoptosi, no? E tutta un'altra serie di situazioni fino a, di nuovo, ve l'ho messo in rosso, lo stato di infiammazione di basso grado, che questa è una costante che noi ci ritroviamo. Inoltre va ovviamente in interazione con gli altri. Questa è un po' di letteratura, i limiti di sicurezza li abbiamo detti. L'Unione Europea ribadisce che adulti e donne incinte e bambini non devono essere esposti a una dose di 10, maggiore di 10 microgrammi litro sui bambini. In realtà non è mai stata testata questa cosa, quindi se l'adulto non può reggere più di 10 microgrammi litro, a intuito vi direi che il bambino non regge quantitativi ancora più bassi. E anche l'industria alimentare avrebbe dovuto adeguarsi a questo tipo di standard, perché i succhi di frutta che noi compriamo al supermercato hanno una parte di acqua, i brodini pronti che compriamo al supermercato hanno una parte di acqua. Quest'acqua viene utilizzata a livello industriale e quest'acqua dovrebbe essere controllata e dovrebbe rispondere a quegli standard, in teoria. Cos'altro troviamo nell'acqua? Questo è un altro caso tutto italiano. Chi è Veneto? Veneto! Allora! Veneto, in questo bel triangolo, il triangolo delle Bermuda tra Verona, Vicenza e Padova, questo è quello che è successo, che l'industria Miteni, uno scandalo che è scoppiato qualche anno fa, ne avete sentito parlare voi veneti? Scandalo Miteni, questa industria che produceva fondamentalmente degli PFAS, che cosa sono? Sono sostanze perfluoroalchiliche eccezionali. Eccezionali perché sono resistentissime, sono ignifughe, sono idrofobe, idrofobiche, quindi riescono a idrorepellenti, per cui vanno bene sulla scarpa, quella in Gore-Tex, vanno bene sulla giacca, vanno bene sulla padella antiaderente, vanno bene nei detersivi, vanno bene sotto gli sci, vanno bene da un sacco di parti. Ma c'è un ma, che questa resistenza che questa sostanza presenta comporta un bioaccumulo eccezionale, perché non viene degradata. Quindi quando noi la mettiamo dentro e dentro resta. Con esiti? Punto interrogativo. E è super persistente anche all'interno dell'ambiente. Quindi quello che noi vediamo è dalla zona di sversamento, la zona rossa, e poi ovviamente cosa sta succedendo? Che siccome sono state inquinate le falde sotterranee, la falda, l'acqua comincia a muoversi sottoterra, l'acqua non è che sta ferma. E quindi stanno venendo inquinate mano a mano anche altre sorgenti. Quindi dai 350.000 abitanti che in teoria erano stati contaminati all'inizio, stiamo passando a 500.000, 800.000, perché nel frattempo questo inquinamento va avanti. E l'inquinamento delle falde che cosa ha comportato? Che con quell'acqua di quei pozzi, ma ci hanno irrigato i campi, l'hanno data al bestiame. E quindi l'agricoltura è stata compromessa, l'allevamento è stato compromesso. E la zona del Veneto non è che lo mangiano solo i veneti, quindi non è un problema che riguarda questi tre che sono in sala, perché il Veneto esporta in Italia, nel resto dell'Italia, esporta nel resto d'Europa i vini. Sono contaminati. Buon appetito. Già. Eh? Questo
Questo, con questo non è che voglio fare uno spot contro i prodotti veneti, questa è una cosa di cui dobbiamo essere consapevoli perché questa qui è la situazione che noi abbiamo, che abbiamo trovato le vongole nell'Adriatico che sono state contaminate dagli PFAS, precisamente come le sarde nel lago di Garda sono state contaminate da PFAS e quindi è stata vietata la pesca nel lago di Garda, quindi non è un problema che riguarda il Veneto. Nel Veneto è successo lo scandalo perché l'industria Miteni si sapeva già dal 2003 che stava sversando e che non si era adeguata agli standard di sicurezza, ciò nonostante le sono state rinnovate le autorizzazioni alla produzione, perché in teoria, noi avremo degli organi di controllo che dovrebbero stare sopra alla produzione industriale. Ovviamente, chissà com'è, quell'amministrazione oramai non c'è più e quindi noi stiamo andando avanti con le cause, ma nel frattempo, qui. Certo, abbiamo aumentato i limiti perché tanto non si riesce a purificare l'acqua. Stesso discorso per l'arsenico, non si riesce a dearsenificare l'acqua completamente. Quindi l'OMS dice l'ideale sarebbe zero, però tanto zero non è possibile, cosa te lo metto a fare? Facciamo 10, che è un limite credibile. Diciamo che è un target raggiungibile, quindi ci mettiamo un po' d'accordo. I danni da esposizione? I PFAS sono riconosciuti solo per l'ipercolesterolemia. Dopodiché, se andiamo a vedere sul campo e in quell'area tutti i danni che sono stati prodotti alle popolazioni e che quindi sono stati presi proprio semplicemente come dati statistici, perché tra l'altro è una rilevazione che sta avvenendo da pochi anni, perché nel 2013 è scoppiata la bomba Miteni, quindi sono passati 8 anni. In questi 8 anni sono stati, poi c'è stato il Covid, quindi diciamo anche meno, sono stati raccolti tantissimi dati dai medici locali che hanno evidenziato i danni che soprattutto riguardano l'aspetto del sistema riproduttivo, la ginecomastia nell'uomo, l'accorciamento del pene nei bambini, poliabortività, problematiche tiroidee, quindi chi più ne ha più ne metta, perché passano la placenta anche gli passo ovviamente. E questi sono i pesticidi nelle acque. Questa qui vedete che è la nostra cartina dell'Italia. I puntini rossi, come potrete immaginare, sono quelli a maggiore concentrazione nelle acque superficiali. Il sud sembra star messo meglio, ma semplicemente perché non si fanno le analisi. Quindi questa ve la dico perché il quantitativo di campioni prelevati al nord è più alto, quindi lo vediamo di più. Al sud non si sa. Queste sono le acque sotterranee, quindi vuol dire che anche le falde profonde sono inquinate. Ci siamo messi bene. E poi abbiamo la plastica. E quando noi pensiamo all'inquinamento della plastica, pensiamo alla bottiglia che galleggia nell'acqua, che già è un problema. Pensiamo al sacchetto di plastica che si annoda intorno al collo della tartaruga, e già quello è un problema. Ma non è solo quello, perché questo è diciamo, la punta dell'iceberg. Perché quello che succede alla plastica, che viene degradata in migliaia di anni, migliaia, quindi è un altro prodotto molto persistente, è che i grandi rifiuti vengono sminuzzati in delle microparticelle di plastica e oltre a essere sminuzzati in microparticelle di plastica, noi abbiamo i microbeads, che sono le microparticelle di plastica che noi creiamo appositamente in laboratorio per stabilizzare un sacco di cosine, tipo una crema di non altissimo livello, ma anche quelle di altissimo livello, anche quelle costano 150 euro a barattolino piccolino, anche quelle possono avere le microplastiche dentro, quindi dipende da quanto l'azienda è stata accorta. Queste microparticelle di polietilene sono utilizzate nella cosmetica, negli smalti, sono utilizzate nei dentifrici, quelli un po' abrasivi. E queste microparticelle di plastica, pensate un po' dove ce le ritroviamo? Nella placenta. Quindi sono in grado di passare anche all'interno della placenta. Quindi sono in grado di passare anche all'interno del corpo del bambino con esiti ancora da valutare. Se riescono a passare la placenta, voi capite che ovviamente sono in grado di entrare nel nostro corpo e di venire accumulate. E poi abbiamo la terra. Quindi abbiamo detto l'aria, abbiamo detto l'acqua. Adesso andiamo a vedere la terra. La terra, quando noi pensiamo alla terra, noi dobbiamo pensare che la terra, il suolo dove noi poggiamo i nostri piedi, è un organismo vivente. È un organismo vivente ed è un ecosistema parallelo a quello che noi vediamo in superficie. E ha una biodiversità immensa, sia da un punto di vista faunistico che da un punto di vista di microbiota, perché anche nel terreno ci sono dei microbi che sono propri di un terreno sano o dei microbi che sono propri di un terreno malsano. Bene, per non dire quando i terreni sono proprio sterili, perché poi abbiamo anche questo. Pensate
pensate che Darwin già ne aveva parlato. Ne aveva parlato in questo suo saggio sull'humus e sui vermi della terra. Guardate che cosa bella che ci dice. Ogni volta che osserviamo un'ampia distesa ricoperta di erba, dovremmo ricordarci che la sua uniformità, da cui dipende gran parte della sua bellezza, è dovuta principalmente a tutte le differenze che sono state lentamente livellate dai vermi. È meraviglioso che l'intero disegno superficiale su una tale distesa sia passato e passerà di nuovo ogni pochi anni attraverso i corpi dei vermi. L'aratro è una delle più antiche e preziose invenzioni dell'uomo, ma molto prima che esistesse, la terra era in realtà regolarmente arata e ancora oggi continua ad esserlo dai vermi della terra. Questa era una saggezza che Darwin ci ha passato, perché già lui si era reso conto di quanto l'ecosistema superficiale, quindi quanto noi fossimo in stretta correlazione con quello che avveniva sotto, nel terreno. In quei 20-30 centimetri di terra sotto la superficie c'è un'infinità di creature viventi che noi stiamo facendo fuori, una dopo l'altra, specie dopo specie, distruggendo quella che viene chiamata la biodiversità, che è fondamentale per la salute, perché come è fondamentale per la salute la biodiversità del nostro microbiota, è fondamentale anche che ci sia una biodiversità da un punto di vista di organismi viventi, da un punto di vista di piante, perché anche la nostra agricoltura, queste tutte slide che io vi ho tagliato, la nostra agricoltura, il tipo della nostra agricoltura sta spingendo verso una settorializzazione piccolissima di piante che vengono coltivate, quindi sta distruggendo quella che era la biodiversità anche da un punto di vista alimentare. Quindi noi stiamo mangiando fondamentalmente sempre le stesse cose, anche chi pensa di avere un'alimentazione variata mangia sempre le stesse identiche cose, mangia sempre le stesse identiche verdure, le carote. Noi siamo abituati a mangiare la carota gialla, ma le carote sono gialle, sono bianche, sono nere, ci sono tanti tipi di carote. Chi le ha mangiate mai, le carote nere, le carote bianche? Qualcuno c'è, vedi, qualche virtuoso. Andatele a trovare però le carote bianche e le carote nere, che hanno proprietà nutritive totalmente diverse dalla carota arancione. Bene, industria agroalimentare. Questo è quello a cui siamo abituati a pensare. L'industria agroalimentare risponde alle esigenze del consumatore, quindi va sulla terra, si prende un bel appezzamento di terra da coltivare, produce cibo, questo cibo oppure ci coltiva, se ci coltiva, ci alleva il bestiame, e questo cibo serve sia per nutrire il consumatore sia per nutrire il bestiame. D'accordo? Solo che stiamo chiedendo all'agricoltura, forse troppo, forse male, forse non è correttamente legislata, ma di fatto che l'industria agroalimentare nel corso degli anni, e stiamo parlando nel corso degli anni del Novecento, non è che stiamo parlando del 1700, perché nel 1700 non c'erano i pesticidi, utilizza sempre più pesticidi e fertilizzanti, pesticidi per distruggere tutti i possibili patogeni delle colture e fertilizzanti per cercare di nutrire un terreno che viene sempre più impoverito, perché se io su una terra ci coltivo sempre patate, le patate assorbono quel tipo di nutriente lì. Quindi mentre i vecchi contadini cosa facevano? Facevano il sovescio, facevano la rotazione delle colture, perché sapevano che magari c'era quella pianta che era azoto fissatrice e che consentiva alla coltura successiva di essere nutrita, e poi utilizzavano il letame per la concimazione, che era ricco di, oltre che di sostanze nutritive, anche di microrganismi, anche di batteri, e anche loro stessi facevano i loro bisognini nei campi e quindi c'era anche una variabilità maggiore di microbiota. Beh, quello che succede oggi è che se io quel campo lo tengo coltivato a grano, è coltivato a grano da 10 anni a questa parte, 20 anni a questa parte, 30 anni a questa parte, e quindi avrò bisogno di fertilizzanti. Fertilizzanti cosa sono? Sono chimici. Sono sostanze chimiche che stanno inquinando anche le falde perché le stanno salinizzando, quindi abbiamo un problema di salinizzazione delle acque dei pozzi. Bella problematica a cui stiamo andando incontro, perché abbiamo sempre meno acqua potabile a disposizione anche per l'irrigazione. Bene, i pesticidi e i fertilizzanti che cosa fanno? Rendono il suolo sempre più povero, consumato, con perdita di biodiversità, quindi richiesta di nuovi suoli. E quindi stiamo andando verso la desertificazione, perché stiamo bruciando la terra e non stiamo più consentendo alla terra di rigenerarsi e di essere madre terra, quindi donatrice di vita, perché la stiamo prosciugando noi. Il cibo che noi andiamo a produrre su un suolo che è povero, ma come sarà? Sarà un cibo nutriente ricco? No! Sarà un cibo impoverito di nutrienti e addizionato di tossici che noi ci mangiamo e che facciamo mangiare al nostro bestiame. E il bestiame degli allevamenti, che sono mica l'allevamento con la pecorella, l'agnellino, il vitellino che pascolano felici nel campo, ma sono di nuovo quei capannoni intensivi che dicevamo prima, è maltrattato, oggettivamente maltrattato.
è malnutrito anche, si ammala, e allora che cosa facciamo? Gli diamo la possibilità di uscire, gli diamo la possibilità di avere una vita migliore? No, gli diamo un sacco di antibiotici, un sacco di ormoni che ci andiamo a mangiare noi perché poi vengono a finire dal consumatore, il quale consumatore ovviamente come si ritroverà? Con un'alterazione del microbiota, inevitabilmente intossicato, malnutrito e quindi più predisposto a perdita di salute. E inoltre questa perdita di biodiversità, questo sovraffollamento negli allevamenti intensivi favorisce la comparsa di zoonosi. Noi adesso siamo al coronavirus, ma l'aviaria, tutte le problematiche che abbiamo avuto, la mucca pazza, tutte le problematiche che abbiamo avuto con le zoonosi, cosa vanno? Vanno dal consumatore, eh? Quindi anche senza voler essere ambientalisti, anche senza voler essere animalisti, noi dobbiamo essere consapevoli che quello che stiamo facendo sta venendo a danneggiare noi, per quel discorso che facevamo prima, che siamo un ecosistema, un tutt'uno, siamo un microcosmo immerso in un macrocosmo. Ah, e questa è la nostra bella Italia, queste chiazze rosse sono le parti di suolo consumato. Noi abbiamo una terra che è piccola, siamo piccoli, un piccolo paese, cioè nonostante in teoria avremo una grande cultura del territorio, una grande cultura alimentare, una grande cultura del benessere, questa è la condizione del consumo di suolo italiano. Vedete la pianura padana come bella spinta ovviamente di rosso, ma anche il resto non è che sia messo meglio. La Sardegna è l'unica che si salva perché c'è un sacco di rocce, quindi le capre stanno libere. Ora, il settore agroalimentare sicuramente ha tanti contro, cerco di andare più veloce, ma avrebbe anche tanti pro, perché la nostra dieta è uno dei determinanti epigenetici fondamentali per la nostra salute e per un sacco di patologie croniche. Quindi la nostra dieta determina se noi siamo più predisposti al cancro, se siamo più predisposti al diabete mellito, se siamo più predisposti all'obesità o alle malattie cardiovascolari. La nostra dieta non intendiamo soltanto come dire, la frutta e la verdura o la fettina di pollo cotta al vapore o il merluzzo cotto al vapore, eh. Stiamo parlando proprio anche dei principi nutritivi presenti all'interno delle sostanze che noi andiamo a mettere dentro. E vabbè, questo è tutto il discorso del microbiota che saltiamo perché non ce la facciamo, se no. E andiamo a questo discorso qui, no, ve lo devo dire. L'importanza del microbiota e quindi dell'esposizione a un ambiente che è vario, per quale motivo ce l'abbiamo? Perché il tipo di microbiota ambientale a cui noi siamo esposti, per tutti cos'è il microbiota, no? Quella popolazione batterica che fondamentalmente convive con noi in equilibrio e in sinergia, perché senza un corretto microbiota noi non potremmo essere qui, non potremmo essere qui perché non saremmo in grado di digerire certi alimenti, di produrre certe sostanze nutritive per noi importanti. Hanno fatto un esperimento terribile, i topini nudi, forse magari qualcuno all'università se lo ricorderà, di questi topolini fatti nascere in ambiente sterile, con cesareo e tenuti sterili. Quindi vedere che cosa succedeva nel momento in cui, perché noi sappiamo, il bambino prima pensavamo che era completamente sterile, in realtà non lo è, perché anche alcuni batteri, alcuni saprofiti riescono a passare alla placenta e quindi colonizzano il feto già all'interno dell'utero, ma un grosso quantitativo di batteri che il bambino prende è nel momento del passaggio nel canale del parto, perché si fa una bella boccata di batteri che colonizzeranno le sue vie respiratorie e il suo gastrointestinale. Quello è fondamentale. Fondamentale anche, cioè, tecnicamente il parto vaginale sarebbe molto più salutare del cesareo, perché nel momento in cui invece gli facciamo fare il cesareo al bambino, noi lo prendiamo con i bei guanti chirurgici, sta esposto ai primi batteri ambientali che sono quelli dell'ambiente della sala chirurgica, quindi viene colonizzato da tutta una serie di batteri che sono totalmente diversi da quelli che invece colonizzano naturalmente, più o meno nella variabilità individuale, l'ambiente vaginale della mamma, e quindi sono tutti i bambini statisticamente più predisposti a problematiche respiratorie. Vero, vedo qualche testa che fa sì, quindi è una cosa che avete sicuramente già sentito. Quindi l'importanza di una corretta esposizione al microbiota ambientale c'è non soltanto nel bambino piccolo, ma anche in noi più grandi. No, noi siamo un po' attempati, diciamo nei ragazzi più grandi, perché gli esperimenti che sono stati condotti, in particolar modo sono esperimenti finlandesi, perché sono stati molto attenti a questo tipo di problematica, ci fanno vedere che cosa? Che c'è un'alterazione
del microbiota cutaneo dei ragazzi esposti al suolo urbano, quindi a tutti i microrganismi che possono stare sull'asfalto e sui marciapiedi, piuttosto che a quelli che invece si trovavano fuori città e quindi avevano la possibilità di essere a contatto con i microrganismi presenti sull'erba, sulle piante, perché anche se noi puliamo casa, quando noi entriamo dentro casa comunque ci riportiamo dei microrganismi e il pattern di microrganismi presenti sulla loro cute era totalmente diverso, in particolar modo c'era uno sbilanciamento nei gamma proteobatteri, che sono una classe di batteri presenti nel nostro microbiota cutaneo, che favorisce l'espressione dell'interleuchina 10, che è un'interleuchina antinfiammatoria e che era presente nei ragazzi che erano esposti a un microbiota, come dire, naturale, e assente invece in quei ragazzi che erano esposti a microbiota urbano, per cui favorire lo sviluppo di patologie allergiche nei ragazzi cittadini rispetto a quelli campagnoli, per semplificare. Stesso lavoro è stato fatto con i bimbi nell'asilo, quindi i cosiddetti asili nel bosco, sono stati analizzati bambini e il pattern di microbiota dei bambini che stavano nell'asilo nel bosco, presi altri asili urbani, ma tre utilizzati come gruppo controllo e altri quattro asili invece diciamo arricchiti, in cui sono state portate zolle di foresta e quindi sono stati arricchiti i terreni dove i bambini potevano andare a giocare di microbiota extraurbano. Beh, quello che si è visto è che in quelli che stavano nell'asilo nel bosco e in quelli che stavano negli asili arricchiti abbiamo trovato un'alta biodiversità gamma proteobatterica e quindi una ridotta suscettibilità alle allergie rispetto a quei bambini che invece stavano nell'asilo urbano classico. La corretta alimentazione ovviamente è un determinante fondamentale, lo stavamo dicendo prima, però attenzione a cosa riteniamo sano, che era quel discorso del sano cos'è? È il petto di pollo al vapore con il merluzzetto al vapore e la frutta e la verdura o no? Questa è una slide che faccio, che è abbastanza, diciamo, esemplificativa per classe non medica, perché è quella che faccio vedere di solito ai genitori. Diciamo che quando uno mangia sano, la nostra espressione genica è ottimale, produciamo buone proteine. Quando uno non mangia sano e quindi mangia un sacco di schifezze, mangia da McDonald's, noi abbiamo un blocco della nostra produzione corretta e quindi abbiamo poi la malattia. Va bene, passatemi questa esemplificazione, ma la domanda è: siamo proprio sicuri che questo sia tutto sano? Oppure stiamo passando la mela avvelenata della strega di Biancaneve? Perché mangia la frutta amore di mamma che ti fa bene, guardate qua, i pesticidi valutati nelle urine degli adulti che abitano nella Val di Non, belle mele della Val di Non. Al crescere dei livelli urinari diminuisce l'attività enzimatica di riparo del DNA. Quindi vuol dire che aumenta la suscettibilità a danno del DNA in base a quanta concentrazione di pesticidi vari ed eventuali che si ritrovano nelle urine, perché questi non è che fanno gli agricoltori, ma semplicemente stanno lì, abitano in quella zona e se la respirano. 34 adulti sono stati presi in considerazione, i bambini uguale. E noi le mele ce le mangiamo, con i pesticidi dentro. I pesticidi ovviamente passano la placenta e in Italia non è che siamo proprio tanto virtuosi, perché in Europa noi abbiamo 3,8 kg per ettaro di pesticidi all'anno sparsi, in Italia abbiamo 5,7 kg, quindi abbiamo il primato, non siamo proprio in cima alla lista, ma sicuramente non è che ci distinguiamo per attenzione a questo tipo di cose e su ogni anno sui nostri suoli distribuiamo 135.000 tonnellate di pesticidi. Indovinate un po' dove vanno a finire? Vanno a finire nella catena alimentare e noi siamo un po' al vertice di quella catena alimentare. Queste sono delle donne romane, quindi non in ambiente agricolo, ma delle donne romane in cui è stato misurato il livello di glifosato nelle urine. Adesso vi faccio vedere il glifosato, ma non perché il glifosato sia il più pericoloso spauracchio del mondo, ma semplicemente perché adesso nel 2022, e siamo qui, senza aver fatto nuovi studi, stiamo per rinnovare a livello europeo e a livello mondiale le autorizzazioni per la distribuzione del glifosato. Glifosato che noi consideravamo, vabbè, per tutti gli effetti,
che noi possiamo avere nei bambini, ma voglio andare un attimo al glifosato. Il glifosato che noi abbiamo considerato assolutamente innocuo per la nostra salute, perché ha come target un enzima che non è presente, questo potente inibitore di questo enzima qui è il glifosato, che è presente in tutte le specie, però non nei mammiferi. Quindi hanno detto il glifosato è perfetto, perché c'ha come target questo enzima che hanno batteri, insetti, ma i mammiferi no, quindi a posto. Peccato che ci siamo scordati che noi siamo pieni di batteri, e che quindi il nostro microbiota viene pesantemente danneggiato dal glifosato, con tutti i danni relativi a un'alterazione grave del nostro microbiota, in particolar modo, siccome stiamo parlando dei bambini, in particolar modo l'autismo è stato correlato a queste alterazioni del microbiota, perché spostando il quantitativo di lattobacilli rispetto ai clostridi, quindi facendo aumentare i clostridi, si è visto che i clostridi sono tipicamente maggiormente presenti nei bimbi autistici. Ora, anche altri studi sono stati fatti sui pesticidi e sullo sviluppo di autismo e deficit cognitivi, e sono tutti quanti con correlazione positiva tra l'esposizione a pesticidi del bambino e poi sviluppo di problematiche cognitive. Quindi, reazione sul neurosviluppo abbiamo detto, adesso andiamo con l'etere. Ce la fate? Sì? Siete vivi? Meno male. Inquinanti elettromagnetici, perché diciamo che vabbè, l'acqua l'abbiamo inquinata, l'aria l'abbiamo inquinata, la terra l'abbiamo inquinata. Dai, l'etere, vediamo se l'etere ce l'abbiamo lasciato fuori. No, perché siamo pieni di inquinanti elettromagnetici. Inquinanti elettromagnetici sono i nostri cellulari, le antenne, anche i cavi elettrici, quel bel cavo dell'alta tensione che abbiamo qua dietro, anche quello non è che dici proprio super salutare. Poi ovviamente, per carità, come diceva Marcus, cioè noi non è che possiamo farlo, dobbiamo cercare di stare il più possibile centrati, di cercare di stare in equilibrio, però certo che se evitiamo anche le esposizioni non è che facciamo un danno poi tanto grande. Gli effetti diretti che noi abbiamo dei campi elettromagnetici sul nostro corpo, perché ovviamente cosa aveva detto il professor Spaggiari? Che noi abbiamo il DNA che è come un'antenna, no? Quindi perché noi siamo ricettivi ai campi elettromagnetici? È perché il nostro DNA è un'antenna, per essere precisi è un'antenna frattale, quindi è in grado di recepire un sacco di frequenze e emettere, è una rice trasmittente il nostro DNA. E lo fa perché? Perché deve prendere le onde cellulare? No, lo fa perché la comunicazione elettromagnetica intercellulare è uno dei meccanismi di comunicazione fondamentale delle nostre cellule, soprattutto delle cellule embrionali che si stanno formando. Ma perché, scusate, ma quando avete studiato embriologia, ma non vi siete chiesti, ma come fa questa cellula da sola, questo zigote, a un certo punto a differenziarsi e andare da una parte, andare dall'altra, e a formare la testolina, e a formare le gambine? Ma come fa? Chi glielo dice? Qual è questa intelligenza divina che scende e che informa la cellula di cosa deve fare e come articolarsi? Sicuramente non l'abbiamo capito fino in fondo, però sappiamo che tra di loro le cellule si coordinano, e non si coordinano soltanto con un meccanismo biochimico paracrino che abbiamo studiato all'università, ma si coordinano anche per comunicazione vibrazionale. Anzi, questa è una delle comunicazioni fondamentali, quindi quando noi gli andiamo a dare un inquinante elettromagnetico, noi gli andiamo a dare un perturbante, uno pseudomorfogeno nel periodo embriofetale. Quindi torniamo indietro. Gli effetti disturbanti saranno sicuramente effetti diretti, perché abbiamo l'orientamento spaziale della cellula che viene spostato, adesso non vi porto tutti gli studi, ho tagliato tutto, l'interferenza con i campi endogeni, l'alterazione dell'espressione genica della cellula, perché altera la metilazione del DNA, quanto ho? Allora, c'è una scelta da fare, o finisce, o non facciamo la pausa. Ce la fate? Perché in realtà dovrebbe finire adesso, però gli facciamo fare il quarto d'ora e facciamo un quarto d'ora di pausa. Noi dobbiamo. Va bene? Ok. Quarto d'ora, va bene. Taglio. La scuola serve per questo. Taglio. Vabbè,
tutti gli effetti indiretti neurotossici che possiamo immaginare, perché abbiamo un'interazione con i metalli pesanti, produzione di radicali liberi, alterazione della produzione ormonale, alterazione del microbiota e l'associazione delle radiofrequenze con i dispositivi elettronici. Allora, se devo fare una scelta, salto tutto e vi arrivo all'ultima parte. Danneggia il microbiota, eh? Le radiofrequenze cosa fanno? Fanno due effetti, le radiofrequenze. Hanno un effetto antibiotico simile, quindi spazzano via un sacco di batteri. Questa cosa viene utilizzata anche nell'industria alimentare, e in agricoltura vengono utilizzate le radiofrequenze modulate ad hoc per sterilizzare. Quindi lo sappiamo, però le usiamo anche su larga scala. Ma hanno effetti anche di antibiotico resistenza, quindi stimolano alcune classi batteriche, in particolar modo, pensate un po' che fortuna, quelle che sono patogene per noi, a essere antibiotico resistenti, quindi lo Pseudomonas aeruginosus, le Escherichia coli, percepiscono le radiofrequenze come dei campi disturbanti e che cosa fanno? Si attrezzano contro i campi disturbanti e diventano più virulenti, quindi migliorano le capacità del biofilm e attivano tutte quelle competenze, in particolar modo le Escherichia coli, diventa più mobile, sapete che le Escherichia coli, cioè quei peletti con cui poi si attacca anche alla vescica, no? Diventa più efficace l'infezione grazie proprio alla stimolazione con le radiofrequenze, perché dice, caspita, questo è un ambiente ostile, bisogna che mi preparo meglio alla lotta, no? Gli effetti quindi dell'esposizione sono sia diretti che indiretti, perché vanno anche a danneggiare il nostro, questi sono tutti gli studi, saltiamo tutto, l'assetto redox, va bene, ovviamente le radiofrequenze, questo è un dato accertato dalla maggior parte della letteratura, 93% della letteratura contro il 7% di nessuna evidenza, questa è un'analisi, una review che ha fatto Yakimenko nel 2016, ma anche il dottor Henry Lay nel 2020 ha trovato esattamente le stesse percentuali su tutti gli studi che erano stati fatti tra il 2016 e il 2020, quindi il 91% degli studi pubblicati da un punto di vista mondiale proprio per quanto riguarda l'esposizione alle radiofrequenze produce negli organismi viventi sia in vivo che in vitro uno sbilanciamento dell'assetto redox, quindi un favorimento dei pro-ossidanti rispetto agli antiossidanti, e sappiamo tutti quanto è un problema avere una condizione di ossidazione, perché questa è la mela e questa è la mela ossidata e queste sono le nostre cellule, quello che succede, che cosa porta allo stress ossidativo, porta di nuovo a infiammazione cronica di basso grado, che era quella che avevamo detto prima, e andiamo a questa parte qui che per i bambini per me è veramente importante, che è l'utilizzo dei dispositivi elettronici. Radiofrequenze e dispositivi elettronici cosa ci fanno? Ci fanno un sacco di danni ai nostri figli. Prima cosa è che alterano la corretta produzione ormonale, perché innanzitutto sbalzano il sonno. Questa è una problematica che stiamo vedendo tantissimo nei bambini, problematica di sonno, i bambini che non riescono a dormire, che hanno risvegli notturni, che si addormentano tardi, per tutta una serie di motivazioni, sicuramente perché abbiamo una brutta abitudine di fare la cena tardi, per carità, ma utilizzare i dispositivi elettronici dopo le 6 del pomeriggio, e questa è una cosa classica, dopo cena si piazzano davanti al computer o prendono il telefonino, che cosa fa? Innanzitutto un fatto proprio banalissimo, che gli schermi producono luce blu, e la luce blu va a inibire la produzione della melatonina perché simula le ore del giorno, quindi anche per noi adulti, vale questa cosa? Sapevatelo, quindi facciamo in modo di dare il buon esempio, perché poi i bambini sono terribili, quando mi vengono in studio e dico, dovresti usare, ma mamma lo usa sempre, che dico, mamma o ti chiudi in bagno oppure non lo usi dopo cena. Comunque, le alterazioni del sonno sono dovute non soltanto all'alterazione della produzione della melatonina, ma sono dovute anche al fatto che nell'utilizzo del cellulare c'è un'ipereccitazione, una stimolazione del circuito della dopamina, che poi vedremo più avanti come sviscerarlo, un'attivazione dell'adrenalina e della noradrenalina, perché generalmente i contenuti che vengono visionati sono contenuti eccitanti, non è che si leggono la Divina Commedia sul cellulare, tendenzialmente spostate le ore del sonno, perché se io mantengo la concentrazione
Dopo le 10, 10 e mezza, 11, facile che prima di mezzanotte non mi addormento. Il bambino ha bisogno di molte più ore di sonno di noi, perché il sonno è fondamentale, un elemento fondamentale per il corretto neurosviluppo, perché consente la detossificazione del tessuto cerebrale, consente quelle operazioni che si chiamano di pruning e remodeling, quindi di captazione dell'informazione e rielaborazione dell'informazione e stratificazione dell'informazione e radicamento dell'informazione, alias l'apprendimento. Cioè, quando voi, chi suona uno strumento musicale o chi si ricorda di aver studiato una cosa, quando hai bisogno di fare il pisolino, fai il pisolino, poi riprovi a suonare il pianoforte, quel pezzo che non ti veniva prima, poi ti viene. Oppure non riuscivi a ricordarti tutta la lezione, dopo aver dormito te la ricordi. Questo perché? Perché avviene un meccanismo fisiologico proprio di risistemazione delle informazioni in cui vengono tagliate le cose che non servono e vengono archiviate meglio quelle che servono. Inoltre, fondamentale per la produzione del GH, che è l'ormone della crescita nel bambino, abbastanza importante. Energia psicofisica, tono dell'umore. Questa è una problematica a cui stiamo assistendo drammatica, perché al di là delle alterazioni del sonno, noi abbiamo disturbi dell'umore nei bambini, quindi sono ansiosi e depressi. Ansiosi e depressi, aumentano i disturbi tra i giovani. Questa era ANSA del 2019. In USA, questi sono i dati statunitensi, e gli Stati Uniti generalmente ci anticipano di qualche anno, quindi non è che c'è da stare tranquilli, stanno assistendo ai suicidi pediatrici in età pediatrica. Mi dite quale bambino vive una vita così drammatica da volersi suicidare? C'è qualcosa che non sta andando, non sta girando nel verso giusto. Dovrebbe essere il periodo migliore della vita, siamo d'accordo, stanno aumentando i suicidi giovanili. E stanno comparendo i suicidi in età pediatrica. I suicidi hanno superato le morti per incidente automobilistico in questa fascia d'età. Quindi siamo in una condizione drammatica. E l'utilizzo dei dispositivi elettronici negli adolescenti per almeno 5 ore al giorno, questi ragazzi presentano per il 70% ideazioni suicide rispetto a quelli che lo utilizzano per un'ora al giorno. Quindi c'è anche una esposizione, evidentemente, ai contenuti che favorisce questo tipo di. Ah, come dire, dramma esistenziale? Ma non solo, perché? In bambini e adulti noi stiamo vedendo comunque un aumento dello stato depressivo, un'altissima diffusione della depressione. 17% della popolazione, è tanto è il 17%, non è poco. 17% della popolazione ha almeno un episodio di depressione nella vita. L'ansia, lasciamo perdere perché è stradiffusa. Le terapie che noi continuiamo a dare ai nostri pazienti, giovani, vecchi, non importa, sono gli antidepressivi, quelli di vecchia scuola, sempre quelli. Quelli, in particolar modo, i ricaptatori della serotonina, sempre quelli. Ma perché? Cioè, perché sta aumentando la depressione? Questa è la domanda che noi ci dovremmo porre. Possibile che non si suicidavano durante la guerra, non si suicidavano nei campi di concentramento e ci stiamo suicidando noi oggi? C'è qualcosa che sta in qualche modo portando fuori asse il nostro equilibrio e si sta avanzando finalmente l'ipotesi che non sia solo una problematica psicologica, quindi non è solo una problematica esistenziale, ma al di là della problematica emotiva, forse c'è una base biochimica sotto. E questa base biochimica, guardate un po' chi è, è di nuovo lo stato infiammatorio cronico. Perché? Perché la condizione di SIRS, che è la condizione di infiammazione cronica diffusa di basso grado, simula quello che è uno stato depressivo. Quindi sono pazienti che noi stiamo magari considerando come depressi e che stiamo semplicemente trattando come depressi con degli psicofarmaci, quando in realtà sono dei pazienti infiammati. Infiammati gli adulti, infiammati i bambini, perché noi abbiamo visto che tutto quello a cui noi ci esponiamo da un punto di vista biochimico, da un punto di vista elettromagnetico, è un pro-infiammatorio. Ho visto 5 minuti da Giorgio, quindi mi sbrigo ancora. Ok, questi sono tutti i sintomi di ansia e depressione che in realtà sono propri della SIRS, quindi di questa condizione di infiammazione diffusa. E quindi la domanda è se abbiamo sottostimato questo stato infiammatorio e se forse non ci dovremmo più orientare nel cercare di,
sfiammare i corpi dei nostri bambini che stiamo infiammando fin dall'utero. Lo stesso autismo viene ancora considerato dal DSM, che è la Bibbia degli psichiatri, come una problematica neuropsichiatrica, stop con disturbi comportamentali, ma fortunatamente si sta portando avanti anche un discorso PNEI in un'altra fascia della comunità scientifica che dice: guardate che però il cervello non è che è disconnesso al sistema immunitario, è disconnesso al sistema ormonale, quindi niente niente che le problematiche ormonali, le problematiche immunitarie vanno in qualche modo a incidere sul neurosviluppo e che quindi magari la condizione del microbiota e magari la condizione ormonale potrebbero portare all'autismo. E ai disturbi cognitivi che sono così tanto diffusi in questo periodo? E allora andiamo a vedere, i campi elettromagnetici alterano e pesantemente il nostro sistema immunitario, sono un alteratore molto importante, qui un sacco di possibili effetti ce ne andiamo e guardate un po', cominciano ad avanzare le ipotesi di disordini del neurosviluppo e alterazioni e marcatori immunologici. Quindi che cosa ritroviamo? Ancora tutto è stato embrionale, ovviamente, ma si sta avanzando questa ipotesi e questa è una benedizione perché si sta cercando di vedere se magari l'autismo può essere evitato. Perché se io riesco a trovare che cos'è che sta dando fastidio ai cervelli di questi bambini, posso evitare di esporli, no? Beh, quello che noi vediamo è che intanto c'è il sospetto di meccanismo di base di neuroinfiammazione, questo sicuramente, in particolar modo nel post-vaccino la sovraespressione dell'interleuchina 4, che è una citochina pro-infiammatoria, renderebbe la membrana cerebrale, la barriera ematoencefalica più permeabile ai tossici e quindi favorirebbe in soggetti che sicuramente hanno una loro predisposizione o comunque hanno delle altre concause concomitanti, a sviluppare dei disturbi del neurosviluppo, perché purtroppo, per quanto la società di pediatria dica che non è possibile e che non è vero, io nel mio ambulatorio di bambini che erano assolutamente normali prima delle vaccinazioni e che poi hanno avuto una regressione inspiegabile, ne ho tanti purtroppo. Quindi tutti succede? No, non succede a tutti, però ad alcuni è successo, quindi, e non è che gli si può raccontare alle mamme che non è possibile. Le radiofrequenze sono ovviamente una fonte di stress e guardate un po', quando noi siamo stressati, questo ovviamente è il simpatico e il parasimpatico che dovrebbero essere in equilibrio, ma noi non abbiamo più la parasimpaticotonia perché siamo sempre in simpaticotonia, perché abbiamo un sacco da fare, dobbiamo sempre essere performanti, l'ipercortisolemia cronica è proinfiammatoria, perché il cortisolo è un antinfiammatorio, ma quando ce l'abbiamo costantemente a livelli alti è un altro proinfiammatorio, quindi la condizione di stress ovviamente è ci danneggia. Ritornando al discorso del fuoco delle passioni, ho 2 minuti, ma questa cosa ve la vorrei dire, che la dipendenza che noi stiamo creando nei cervelli dei nostri figli li sta portando quindi a utilizzare il circuito della dopamina non per tutte quelle funzioni fisiologiche di crescita salutare, che sono quelle dell'interazione, del buon cibo, del movimento fisico, perché anche il movimento fisico è un produttore di dopamina, ma li sta spingendo in tutte attività che sono disfunzionali e sono privative della socializzazione. In particolar modo i videogame, che gli fa i videogame, no? Che gli fa? Facciamoli giocare con i videogame, che così noi possiamo fare un sacco di altre cose. I videogame producono tanta dopamina quanto la produce il sesso. Ora dici, vabbè, mica male. Però dobbiamo tenere presente due cose. Una, che i videogame sono a disposizione di cervelli che non hanno ancora completamente sviluppato il loro lobo frontale, perché il lobo frontale del cervello completa il suo sviluppo nel giovane adulto. Quindi un bambino è come mettere la possibilità di avere una scarica di dopamina tanto quanto darebbe il sesso a un bambino di 5, 6, 7 anni, 10 anni. Non sono in grado di autoregolarsi e soprattutto il sesso, tutto sommato, è una cosa che uno si deve andare a cercare, non è che ce l'ha continuamente a disposizione. Il videogame è una droga costantemente a disposizione, quindi di fatto va a portare a una condizione di dipendenza costante del loro cervello nei confronti di quel tipo di stimolo. I videogame non è che sono che creano dipendenza a caso, vengono strutturati apposta per creare dipendenza perché
chi sta dietro alla produzione dei videogame sono dei neurobiologi, degli psicologi e dei neuroscienziati di tutto livello. E i gamer vengono testati per l'innalzamento della pressione arteriosa e dei livelli di adrenalina. E se il videogame entro qualche minuto, un tot di minuti dall'inizio del gioco, non gli fa arrivare quei parametri, dicono al programmatore, non va bene, perché non è abbastanza stimolante, quindi devi inventarti qualcos'altro. Dopo 2 settimane di utilizzo dei videogame, quello che vediamo è che vengono depresse delle funzioni cerebrali. Questi sono i cervelli di quelli che hanno usato i videogame per 2 ore al giorno, questi sono quelli che non li hanno utilizzati dei controlli. Abbiamo la riduzione della funzionalità cerebrale in quelle aree che governano gli atteggiamenti comportamentali e soprattutto la compassione. Cosa stiamo creando? Siamo comunque tutti belli dipendenti, anche senza videogame, perché ovviamente c'è tutto un discorso da fare nell'utilizzo di dispositivi elettronici anche per noi adulti, perché adesso vi proporrei di fare il gioco di togliervi il cellulare per 24 ore. La sola idea fa iniziare quelle che sono, se io vi mettessi gli elettrodi addosso, voi avete sviluppato immediatamente uno stato di ansia. Ah! Che siamo matti, ci regalate il cellulare. La sana socializzazione è quella che servirebbe al bambino per stare insieme, questo è quello che purtroppo io vedo nelle mie sale d'aspetto. Bambini che stanno inchiodati allo schermo così, iperconnessi, assolutamente disconnessi da tutto quello che gli succede intorno, fino a raggiungere i livelli degli hikikomori, che in Italia siamo arrivati a un numero veramente considerevole. Gli hikikomori sono quei ragazzi che si chiudono in camera, non hanno più nessun tipo di rapporto con la famiglia e stanno soltanto nel loro mondo virtuale. Quindi si creano un'identità parallela, mangiano, dormono lì dentro e non escono più. Questo era quello che dicevamo prima, i hikikomori. I hikikomori è un termine che nasce in Giappone ed era una condizione tipica del mondo giapponese, era nata molto prima delle problematiche della digitalizzazione, perché per via della strutturazione sociale giapponese questi ragazzi decidevano è finito, niente, vi lascio con l'immagine del campo elettromagnetico del cuore, abbracciamoci per favore, questa è una cosa importante, continuate ad abbracciarvi, perché i bambini muoiono di fame da contatto. Se vi ricordate l'esperimento di Federico II, è stato replicato, chissà se era leggendo, se era realtà, ma Federico II nella ricerca della lingua originale aveva detto a queste balie e a questi bimbi di non parlare loro, di non coccolarli, di non fare, di nutrirli e lavarli, e morirono tutti. Questa non sappiamo se è verità o leggenda, ma nel 1940 René Spitz fece la stessa identica valutazione in un orfanotrofio in cui c'erano 91 bambini, quelli delle prime file erano quelli che ovviamente, oltre a essere lavati e nutriti dalle balie, venivano anche in qualche modo coccolati, quelli delle ultime file invece ricevevano meno attenzioni per carenza di tempo, quelli delle ultime file morirono per motivazioni inspiegabili, di inedia in qualche modo, come se fossero morti di fame, ma erano stati nutriti, erano morti di fame al contatto. Beh? Ragazzi.